Wake up! Proprio ho preso la nota benissimo, c'ho un destino da cantante che mi aspetta dietro l'angolo di un'altra vita, però Wake up everybody, Harold Melvin, va bene, vedi? Io quando ero piccola avrei voluto fare la cantante e c'era sempre un'espressione strana nel viso dei miei genitori che non riuscivo a cogliere. Ecco, adesso capisco, la capisco molto bene. Al telefono con me Flavia Capone in diretta su Radio Capital. Ciao Flavia! Ciao. Cioè, quel secondo è stato perché stavi pensando alla mia capacità canora. Pensando, sì, esatto, avevo quell'immagine, diciamo. Iniziamo questa terza ora di musica con letturemetropolitane.it. Allora, signora dei libri, che cosa ci consigli oggi? Allora, oggi vi consiglio un'altra signora a questo punto, che è La signora del martedì, che è l'ultimo romanzo pubblicato da Massimo Carlotto per l'edizione O. Massimo Carlotto ha una grande tradizione, diciamo, di scrittura e di scrittura di noir, e questo in effetti è un noir, però è un po' diverso dal suo classico noir, perché ci sono molti elementi anche di humor, un po' di grottesco. I protagonisti sono tre, uno di loro, Bonamente Fanzago, è un attore porno. Poi c'è il signor Alfredo, che è un travestito che possiede una pensione, la pensione Lisbona, e poi c'è la mitica signora del martedì, che è una donna fascinosissima, che tutti i martedì va a trovare Bonamente Fanzago per un'ora d'amore, pagata, retribuita, e poi se ne va. Questi sono i personaggi e succedono poi tutta una serie di cose, tra le quali ovviamente anche delle cose delittuose che giustificano il noir, appunto il genere, però non solo, perché si riflette anche molto sui ruoli che la società impone e sul cercare un po' di liberarsi dagli schemi che ci imprigionano. Infatti devo dire che sono delle figure, no? Sì. Un po' al limite di tutto molto quello che normalmente viene considerato, sì, anche all'interno di un certo tipo di letteratura, ma d'altronde insomma sì. Carlotto poi è molto bravo in questo. Chiaramente io Flavia non ve lo diciamo sempre, ma è normale che sia così. Tutti i consigli che vi diamo sono ebook, perché come in questo momento è importante rimanere in casa, a parte il fatto che poi una libreria aperta non si trova, ma ad ogni modo è importante rimanere in casa, e poi l'ebook è veramente la cosa più comoda, perché riusciamo anche a limitare il lavoro dei corrieri, che veramente io farei un applauso ai corrieri, perché ogni giorno io ne vedo passare davanti alla finestra di casa tantissimi, comunque si muovono in lungo e largo per l'Italia, e andare a bussare alle porte di persone che poi non sai perché sono dentro casa, se sono asintomatici, se ce l'hanno, non certo. Insomma ogni volta sono dei punti interrogativi, per cui riuscire a limitare i danni forse è la cosa più giusta che possiamo fare in questo momento, per cui sono tutti ebook. Scusami Flavia, esatto. Ma dovevo farla questa precisazione. No, hai fatto bene, anche perché ci sono tantissime case editrici che in realtà adesso si sono mosse su delle diciamo delle gratuità per i propri ebook. La stessa casa editrice O offre ogni giorno degli ebook diversi a prezzi ridotti, e poi ne ha tre gratuiti che sono Matthaig, Vita su un pianeta nervoso, e poi Mark Twain, Racconti comici, e Chekhov, I racconti umoristici. E poi ci sono anche altre case editrici che offrono ogni giorno ebook gratuiti diversi, come Las Vegas Edizioni, Notte Tempo Edizioni, Il Saggiatore e Coconino Press, che si occupa di fumetti. Quindi loro li regalano proprio, ne trovate Fantastico. Ogni giorno di diversi sui loro siti, quindi andate a spicciare. Senti, nel frattempo Silvia ci scrive che ha letto il libro di Massimo Carlotto, lo consiglia e dice che è bellissimo, così come mi stanno segnalando gli ascoltatori di Capital che ci sono alcune librerie indipendenti che fanno le consegne a domicilio in questo momento. Comunque tutto quello che ci ha raccontato è su letturemetropolitane.it. Flavia Capone, io come sempre ti ringrazio e buona domenica. Baci. Ciao. Ciao.